Ok, benvenuti nel canale, sono Frank Mazzoni e siamo qui oggi ragazzi su Reign of Kings. Dal titolo già dici, che ci porta il Trancone, che ci porta, che ci porta? Vi porto un titolo che mi è stato consigliato da un utente su YouTube. Uno di voi mi ha scritto nei commenti, Frank, portami questo. E io te lo porto, va bene te lo porto. Ti ci ho anche creato il server. Madonna ragazzi, ha creato il server, quindi è bello il suo gioco, non lo so. All'immagine ho detto, ma medievale, fatto bene, medievale, beh, diamogli un'occhiatina. Però ho detto, visto che devo giocarlo bene, lo proverò in un server online. La musica, la musica! Ho detto la musica schifosa che ha inventata. Sempre questa rompere i coglioni. Oh, applica back, beh, l'interfaccia sembra funzionare tutto normale. Option language, non ci guardo neanche se c'è italiano, perché ovviamente... Siamo proprio non guardati, noi italiani non esistiamo. Le opzioni non tocchiamo nulla, per adesso facciamo tutto standard. Andiamo sul play. Come dicevo, ho acquistato un server su... C'ho un server nel test che lo utilizzo per scam. Ovviamente ora l'ho passato su questo gioco per provarlo di qua. Tanto per fare il test posso rientrarci quando voglio su scam. Stormwall, questo è il mio server su questa mappa. Mentre quello normale è su quest'altra. Direi di provare prima il server nella... Come play vediamo, c'è affluenza nel gioco? Mia tanta, madonna ragazzi, tristezza proprio. Ah, tristezza dei player, già da questo si capisce la bellezza di questo gioco, 9.30. E dopo proveremo a entrare in Crowland, in uno di questi. Per adesso andiamo a cercare il mio server. Iniziamo a entrare in un server vuoto, ok? Creato da me, quindi non c'è nulla all'interno. Quindi potrebbe essere che... Gira bene tutto, valutiamo un pochino. Quindi cerchiamo il server di Francone. Eccolo qui, Reign of Kings di Frank Mazzoni. Ok, entriamo nel server e vediamo un po' com'è il gioco. Catapultiamoci ragazzi, vediamo se questo consiglio di questo utente sarà bello, non sarà bello. Vedremo. Non vi preoccupate ragazzi, io come vedete ho un server su PS4 dedicato a Days. Un server su PC dedicato a Scam. Ma ovviamente se arriva qualche gioco che mi prende... un sacco, io ci metto niente, cominciamo bene, ci metto nulla a rifare un altro server dedicato a un altro gioco che ci piace, però per adesso non c'è. Io ora per adesso testa sapete dov'è. Riproviamo, aspetta un attimo, play. Allora, il server del Francone, search, eccolo qua. Non vedo perché non devi farci entrare, scusa. Sembra ad accedere. Queste immagini. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok, questi sono i personaggi, belli, complimenti. Queste le bandiere, le icone, boh, insomma, cos'è sta roba? Randomizza, ok, facciamo qualcosa di random, non tocchiamo body face, solo la voce ci interessa sempre. You wear strange skin. Ugok, like smashy. Dardan. They shall feel my fury. Your blood will flow forth. Va. Vabbè, facciamo uno normale, raga. Randomizziamo una persona normale. Normale. Te con quel ciuffo, no. Te vatti a tagliare la barba. No, no. No. Sono un uomo, grazie. Con quel ciuffo, no. Dai, questo va benissimo. Allora, cominciamo con questo e andiamo a vedere il gioco. La grafica la vedo, mi sembra già di dargli un'occhiatina vedendo questi inizi. Non lo so, non lo so. Allora, siamo spawnati. Ovviamente si muove tutto bene. Vediamo se c'è una specie di terza persona. È lentissimo. Aspetta, cerchiamo subito la terza persona. Opzioni. Terza persona. Controlli, devo vedere. Control. Vediamo un po', camera C. Ok, terza persona. Cosa? Penso, cosa c'è un perizoma? Ma c'è un perizoma questo qui. Guarda brutto il perizoma. Posso vedere questa persona? Vabbè. Allora, non posso correre, sembrerebbe. Guarda. Ok, una corsetta marcia. Il nostro personaggio brutto, che è a dir poco. C'ha qualcosa in mano. Torcia brutta.
proprio brutto momentaneamente. Questo è il nuovo mondo, mappa, vediamo un po', non si può vedere la mappa. E si muove fluido, ma ringraziamo anche il computer, ragazzi. Questo è un gioco per guarda, è carino, però che spacca, che si vede l'intersecatura. Questo è un gioco che può andare bene per il PC Scraus Marci, per quello di Dardan. Danna, com'è bello il colpo, però. Andiamo a vedere che cosa si trova, dai. Non ho mappa, non ho nulla. Come vedete, ho anche sete, fame, devo mangiare, la mia salute e tutto. Non ho punti di riferimento, perfetto. Ho preso qualcosa, però, dando botte a quell'albero. Guardalo. Non so neanche come girarci intorno. Con alte premute non va. Andiamo a vedere cosa c'è qua su in cima, ragazzi. Cosa fa Glai? Prende la roba? E premuto. Tutto, l'ha preso tutto. Tutto direttamente. Vediamo se c'è una sorta di inventario. Ok, questo è l'inventario. Health, blood, shirt. Area protezione, totem. Per favore, crafta. Via. Voglio trovare un avversario, qualcosa. Vediamo un po' che combina. Poi mi dite perché gioco a scum, eh? Guarda, guarda che roba c'è in giro, guarda che roba. Attenzione, abbiamo un castello, diamo un'occhiatina. Tornerà qualcosa anche su Days, ragazzi, comunque. Piano piano, ora abbiamo aperto il Discord, come vedete. Possiamo creare eventi su tutto, uno di voi può creare un evento, tutti si partecipano. Guarda, la mia intenzione è andare in cima lassù, buttarmi di testa di sotto e chiudere il gioco. Però proviamo a fare qualcosina di più se si può. Per ora si vede solo queste erbe da prendere. Ovviamente immagino devo craftare qualcosa, trovassi un sasso. C'è un sasso lì, vediamo se mi fa fare qualcosa di più utile. Questa sarà sempre qualcosa del genere. Vediamo un po'. Cosa abbiamo? Stick, rami. Una torcia, che come l'accendo, voglio sapere, guarda. Ma cosa ha fatto? Guarda. E mo? La posso mettere in mano da qualche parte? Dove la metto? Metto qua. A terra con il classico sacchettino marcio. Vabbè, riprendiamocela, dai. Se vuoi, Se non sei impegnato. Puoi riprendere? Ti spiace? Se io la guardo, ti spiace? Ma che open! Ah, quella sotto. Ok. Come faccio a mettere in mano qualcosa? Così? Guarda, schifoso. Aspetta, facciamo così. Torcia, la mettiamo al 3. E almeno ci appare. Torcia. Ah, già accesa. Io la tengo infiammata dentro di me. Perché no? 1, 2, 3, bella infiammata, che poi vorrei sapere dove tengo queste cose. Le cose proprio irreali. Vedi, su Scum, se te hai addosso non hai niente, hai le mutande, un po' come su Deza, quello devo ammettere, l'ho fatto bene, quella è una cosa. Cosa succede? Non puoi portare oggetti, perché non hai slot dove tenere. Guarda, guarda, questo addirittura c'hanno due anni. Ma picchia, madonna, brutto, schifoso. Ma guardalo col ciuffetto marcio, brutto. Dove ne tiene questa cosa infuocata? Sono queste le cose che non mi piacciono nei giochi. Irreale, proprio una cosa irreale. Come GTA. GTA, cagare, ovviamente non ci metto più piede, ragazzi, veramente. GTA può essere bellino per fare qualche evento, qualche cazzatina, tanto per cazzareggiare e basta. Però ci siete d'accordo con me che si parla di un gioco arcade? Uno che va in giro con 70.000 armi addosso. Ma poi è stato rovinato GTA. È stato rovinato dal fatto che hanno iniziato a portare tutte queste stronzate dentro, le moto volanti, e fai una rapina, guadagni un milione. Ma come mi divertivo a rapinare i negozietti all'inizio, piano piano a comprarmi la prima macchina da $500. Quello era il bello di GTA, arrivarci piano piano alle cose, non tutto un colpo, tre cazzate, glitch inventati per farti passare tempo su GTA e poi dopo hai tutto. Cosa fai? Non ci giochi più, non ci giochi per cazzeggiare. Sì, l'intenzione è sempre la solita, arrivare in cima alla torre e buttarmi di sotto, ragazzi. Però, diamo un'occhiata a cosa vediamo.
Ma hanno fatto anche le onde? Ma sono pazzi? Hanno fatto anche le onde? Vabbè, qui abbiamo dato un'occhiata a questa mappa, ragazzi. Io dovrei andare a provare l'online. Si può provare anche l'online direttamente. Quindi qui c'è un bel salto da fare. Non vedo perché non effettuarlo subito. Però a noi ci piace più il tuffo verso il mare. Arriviamo in cima alla torre, dai. Ti ho detto, il gioco gira bene, ok, siamo in un server privato e tutto. Proveremo in un pubblico. Credo che non ci siano grossi problemi se non ci sono grosse costruzioni, però lo proveremo. Però siamo lì, non è un gioco, ragazzi, da dire, oh, che cazzo è franco il gioco. C'è sempre queste cavolate qui. Qui inizierei a scrivere, ma le torce da dove escono? Come se lo forma questo inventario? Che c'ha un filo attaccato alle chiappe e basta. Poi cosa serve? Un filo che ti passa in mezzo al culo e ti... Ti vorrei vedere davanti come è messo, guarda, sono curioso. Come faccio a vedere davanti come è messo? Sono curioso. Vediamo se c'è qualcosa per ruotare il personaggio. Sono curiosissimo per capire come lo tiene davanti. Ruotare, dance, Jay, balla anche. Balla anche questo. Auto run, caps look, heavy, kick, remote, use, menu, close. Madonna, c'è anche il coraggio di ballare? Vediamo. E vai! E vabbè, dai, allora. Ma da quando è uscito Fortnite? Se sei stronzate. Guarda, guarda. E poi magari i balletti, le motion c'erano prima, in altri giochi. Parlo di balletti, tutte ste cavolate, certo. Perché dovrebbe ballare? Questo ballo, cioè, cos'hai da ballare? Sei senza cibo, stai per morire di fame. Va in giro con una torcia, un bastone in un mondo che non sa neanche e si mette a ballare. E vabbè, non si frega la vita, vivi così. Tipo questo. Guarda. Guarda, guardalo, guardalo. Stai zitto, forse si è intravisto qualcosa da sotto. Andiamo a vedere. Guarda che fastidio può dare questa cosa. Guarda. Guarda, guarda. È uguale davanti, c'ha due cose anche davanti. Culone brutto. Il segreto dell'albero. Il ponte della spada della roccia. Portate il ponte della spada. Vedete, il ponte rappresenta una spada. Che è la storia del... Ma vaffanculo. Il mistero della roccia rocciata. No, no, voglio, guarda, gli voglio far far male. Gli voglio far far male per, solo per avermi fatto comprare questo gioco. Ma bene, let's, sporco. Guarda brutto. Guarda brutto. Ma proprio brutto lui! Schifoso! Che vuol salire ancora, eh? Vuol salire ancora, mi dice. Come faccio a arrivare là? Madonna, ragazzi, fammi. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Questo è malato proprio di testa. Che cazzo fa? Ma buttati di sotto. Mi dà la secca la testata. Dai, 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 dai. No. In testa alla fine è arrivato su cosa. Bellissimo. Responde Beach, ma non respawn. È solo per vedere che fa. Cosa fa? Guardalo. Tutto impaurito. Ok, questo è il server ovviamente offline. Andiamo a provare adesso una nuova mappa. Bella. Immagino quanto è grossa sta mappa qui. Guarda. Madonna che non me la fa vedere. I-O-U-A. Vaffanculo. Andiamo a vedere direttamente sul... Usciamo da questa e andiamo a vedere una mappa piena. Con le costruzioni delle persone che gli piace questo gioco e hanno fatto costruzioni enormi perché il gioco merita. Guarda, schifo, maledetti schifosi, mi consigliate questi giochi brutti. Guarda, guarda. Che poi magari se non conoscevo Scam, magari mi mettevo a giocare a sta roba, capito? Grazie a Dio. Allora, Connect. Io voglio vedere se qualcuno di voi riesce a trovare un gioco che mi porta via da Scam. Possibile. Ora come ora è impossibile.
No, Frank, vedrai quando uscirà Rust. Anzi, Frank, c'è Rust per PC. Ma vaffanculo, culo di Rust per PC. Brutto quel gioco, fatto male, se vende studiare dei poveri proprio. Brutto proprio. Favicei la scoperta. Favicei gioca a Rust. Quindi si gioca a Favicei, si gioca anche perché Favicei è il miglior youtuber nel mondo. Ma vaffanculo, te Favicei ladro. Schifoso che gioca a Rust. Che voleva giocare a Fortnite all'inizio, non ci ha giocato perché non gli piaceva. Poi ha fatto, iniziato a fare le views, inizia a portare di tanto Fortnite. Poi quello schifoso cosa fa? Inizia anche a portare Rust. Non ha mai giocato a quei giochi lì, ora va su Rust perché? Perché di tendenza. E questa è una cosa che mi fa incazzare, come alcuni che mi dicono: Frank, ma porti solo Scum? Ma scusa, Dezzi, quell'altro, ma se io mi diverto su Scum, perché devo portare altro? Ovviamente mi diverto a provare nuovi giochi da provare, cazzeggiare, scoprirli un attimo così come questo, no? È divertente, un parolone. Però dico, entrare e dire, oddio, vediamo un po', è divertente, mi piace per una volta, ovviamente, non due volte. Poi magari c'è un gioco, lo porto anche due volte se mi piace. Però se non mi diverti, non sono anche schifoso come quelli che lo portano per forza, madonna. E poi magari dicono, Rasso, bello, bello. Poi magari vedono Scum e dicono, cazzo, questo è un gioco fatto bene. Schifosi. Maledetti su Rust, brutti a chi gioca a Rust. Andiamo a vedere questo. Vediamo nella parte online. Ma poi tutto in prima persona. Poi ti ho detto, Rust, sì, ok. Rust si porterà, ma non sul PC, lo porterò sul PS4. Uscirà su PS4, server di PS4 per ora, tra Days e Rust. Lo preferisco, anzi, su Rust. Tanto per cambiare, se devo scegliere un gioco su Rust, cioè server di PS4, preferisco allora Rust. Va bene, ma non sul PC, non mi metto a giocare a Rust quando c'ho Scum, no, questa è quella una cosa che voglio farvi capire. Poi anche perché giochi solo in prima persona, io li odio. A me mi devi mettere prima o terza, decido io. Non scegliete la donna, prendiamo la donna stavolta. Siamo un po' di par condicio, vai. Ma scusa, ma scusami, è la solita mappa. È la solita mappa. Ma scusami. E c'è anche gente. Ma scusate, ma quello non è il castello che ci siamo buttati 2 secondi fa? Oh. Andiamo a ragionare un attimo. Scusate. Scusate, non sono scemo io. Voi capite se sono stupido io o è stupido proprio il gioco. Allora, io ho fatto play, no? Come potete vedere, se fai search, scrivi Frank, cerchi, ti appare. Ma che imbecille, ho messo la mappa su Cronland. No, cioè, ho sbagliato io. Pensavo di averla messa sull'altro server. Vabbè. Allora, cerchiamo l'altra mappa. Nessun problema. Search, sono stupido io, va bene. Server, cerchiamone uno popolato su Stormland. Popolato. Player. Più che altro che c'è qualcosa. Stormland. Oh, ce n'è uno, abbiamo una persona. Ottimo. Vabbè, tanto sarà un server che ci sarà qualcosa, tanto vedere la mappa come è diversa. Poi ci siamo già fatti un'idea, eh? Una bella idea? In che categoria lo metteremo questo gioco? Avrà un hashtag? Hashtag significa che è un gioco che ho intenzione di riportare. Ma voi vedete hashtag secondo voi in questo titolo? Notate hashtag? In che playlist andrà a finire questo gioco? Ok, mappa nuova. Ma che cazzo? Il peggio di Steam? Sì. Ora spiegami questa cosa. Dormiente. Vuoi dire che questo è un personaggio che è online, ma sta dormendo in questo momento, non sta giocando? Che ovviamente non posso fare niente a parte cagare in testa. Vabbè, lasciamolo qui al suo. Come, my love. Ti puzza il fiato, schifosa. Allora, bello il fatto che lascio le orme intere, a parte le orme, vabbè, allora, scusa, 1, 2, 3, 4, ok, le orme le lasci, simpatico, però, perché non posso prendere queste rocce? Ah, questa la posso prendere, meno, granchio, ma perché potrei picchiarlo, sentite, è schifo. Schifoso. Vediamo se si può andare nell'acqua. Ci sono i pesci. Interessante sta cosa. Guarda bellino.
scherzi, però non tanti giochi hanno questa cosa qua. Un bel punto a tuo favore, guarda bello. Ovviamente abbiamo anche l'aria, sì. Ovviamente credo che più vado là, più ci saranno pesci pericolosi. Ecco, questo è un punto a favore. Questo è un punto a favore. Ci sono i pesci. Proviamo ad andare un po' più a largo, vediamo che c'è. Ma perché a lei danno il genzietta, all'uomo gli danno la cordina marcia? Ok, quindi c'è la vita sott'acqua? Sì, la vita sott'acqua, però che non l'ammazzi manco, madonna. Falsità proprio. Messi lì proprio per far scena. Non lo so, non lo so. Vedremo un po' meglio queste cose. Però vabbè, questa cosa è un punto a favore, dai. È carina questa cosa. E ovviamente, in questi giochi di merda devono mettere quella roba. E nei giochi seri no. Vabbè. Scum, abbiamo provato a guardare sott'acqua se ci sono pesci. No, c'è da segnare, scum, vogliamo i pesci sott'acqua, voglio vederli, voglio la vita. Scum, voglio i pesci. Tu pesci, non mi metti scummino, ma vaffanbrodo. Vita sott'acqua per scum, vedi. Da un altro gioco trovo una cosa da aggiungere su scum. Su. Vita sott'acqua. Guarda te, se questo gioco ha dovuto consigliarmi una cosa per scuola. Hai visto il dormiente però? Là vedo qualcosa. Sembrerebbe un piccolo campetto. Cos'è? Qualcosa costruito da un utente, forse. Credo, eh. Vedo una cassa. Cos'è? Un falò. Dimmi che non stai volando. Cos'è questa cosa che vola? Cos'è? Un dormiente. Allora, questo sì. Quando sono così sono offline sicuramente. Madonna, ti squarto. Lo sto ammazzando. Meno 40, meno 50. Schifoso, muori. Quanta energia ci avrà? 100 forse. Ma senti che schifo, gli squarti. Ammazzato. Vediamo cosa c'aveva. Sei un grande, cosa mi ha lasciato questo? Ma è schifoso. Ma guarda che bestia lì in mezzo. Cosa si è fatto questo? Si è fatto un fuoco. Nel fuoco ci puoi mettere benzina, contenuti, queste cosine qui. Ovviamente il buio deve diventare. E poi si è fatto un giaciglio. Questo vive la sua vita in questo gioco a pescare. Niente qui pesca. Irreale, proprio brutto. E questo, ragazzi, ci sarà altre cose da fare. Immagino, diventi questo, fai quello, però non ci siamo, dai. È una grafica semplice, diciamo che regge, i PC reggono bene su questo gioco, però ancora. Non credo ci siamo proprio. Come vi sembra questo gioco, ragazzi? Guarda. Come vi sembra? Come vi sembra? Lo sta raccontando lei, guarda. Ah, contenta, brutta. Si potrà fare anche le varie cose, ma. Proviamo a fare un crafting, c'ho dei sassi, vediamo un po'. Andiamo sulla O, I, Z. Crafting, metti gli oggetti qua, vediamo. Come faccio? Metto gli oggetti qua, immagino, no? Selection manoscritto del craft. Crafting basic. Vabbè, raga, neanche a prenderci troppo tempo. Questo è il gioco, lo siete guardato. Immagino che ora andrete tutti a spendere 8,15 € per questo gioco. Non esagerate a comprarne troppi. Comunque c'è la fauna, c'è le cose. Diciamo che per 8 euro penserei, ne aggiungo tot e vado su Scumo. Poi se vi piace questo tipo di gioco,
non è così brutto brutto. Sarebbe da vedere ovviamente con più persone, tutto, con amici e tutto, vedere un po' com'è il combattimento, soprattutto vorrei vedere, ma non lo so, non trovo nessuno da picchiare, a parte siamo di giorno, vediamo se troviamo un attimo un altro server, scusate, vuoi trovare qualcuno da picchiare, vediamo un attimo com'è il botta contro botta. Torniamo sull'altra mappa, almeno più popolata. 7, dai. 7 persone, dai. Troverò uno su 7. Che mi interessa vedere il boom boom com'è. 7 persone. Dove cazzo siete? Non c'è un modo per vedere dove sono questi. Guarda, guarda. Cervo brutto che passa attraverso l'albero. L'avete visto tutti, eh? Quindi ci posso passare anch'io. Eh no, io no. Lui sì, io no. Ah, il brutto cervo che passa attraverso gli alberi. Bravo. Bello il rumore. Bello. Brutto proprio. Ho fatto bene almeno. Hai fatto bene, ma perché rovinarlo facendolo passare in mezzo all'albero? Guarda quella città volante! Irreale proprio. Spero che sia soltanto così perché non riesco a vedere il sotto. Ma dove sono tutti gli imbecilli? Ma mi sembra così grossa a voi questo mondo. C'è una sorta di mappa. Madonna, come la casa sembrerebbe che qui ha rato qualcosa. I sassi. No, cos'è? Perché non posso prenderli, scusa? Vedo delle cose, dei carciofi, qualcosa non posso prendere. Vediamo la casa brutta che si è fatta. Senza porta? Ah, porta. Ma guarda che brutto questo legno, dal fastidio, fa sgambettare tutti. Una cassa. Che la posso aprire e non c'è niente. Bello. Utilizzato. Questa casa bella, senza letto. I tipi di case che si possono costruire. Ma vorrei fare un combattimento, qualcosa. E fatti trovare un player marcio in giro. Sono in 7 a far cosa? In 8 in giro per questa mappa piccola, quindi dovresti anche trovarli. Cos'è, una gallina? Madonna, vediamo se questa me l'ammazza. Io devo giocare a un gioco che non si ammazza neanche le galline, guarda. Cosa? Non è che sbaglio io la mira, lui che non si fa prendere. Guarda, ce l'ho qui, eh. Alleluia. Un'altra gallina, solo galline si trova. Andiamo avanti a galline. Cos'è quella roba che vola? Uccelli, spero. Ma dove sono le persone? Popolato da chi? A fame, a sete, a tutto. Frank, sei in un server pubblico, popolato, dove si trova le persone? Dove? Dove? Lì ci stanno là? Fammi trovare una che sfogo tutta la mia rabbia per questo gioco qui.
questo è quello lì. Mi guarda anche male. Cosa sei? Ecco, c'è un insediamento, dai. Guarda, guarda che vado negli occhi, guarda. Che schifo, guarda, proprio questa immagine brutta. Allora gli ammazzo tutte le pecore, tutto quello che hanno. Cos'è, un alce? Non scappare, eh? Irreale proprio, quest'alce. Cos'è questo fumo? Eccolo! C'è un player, finalmente. Cos'è sto fumo? Vediamo un po'. Mi toglie energia. Vediamo un po' questi qua cosa sono. No, non è un player. Sono bot. Vabbè, almeno proviamo un po' il combattimento. Cosa siete? Ma cosa sei? Ma cosa sei? Ma ti vergogni se andai giù? Ma cosa sei? Ma guarda che brutti. Ma poi che forti. Cioè, uno si fa due ore di stare per morire da un pipistrello peloso. Boh. Va bene ragazzi, abbiamo visto questo bellissimo gioco dopo questa bella panoramica che ci offre Reign of the Kings. Direi di andare subito immediatamente a fare una cosa fondamentale in questa parte, ok? Ci vediamo nel prossimo ragazzi, a Frank Mazzone è tutto, passo in più.